Caro Gesù bambino, torno a scriverti per parlarti un po' di quello che ormai, da quasi 2 anni, affligge l'umanità intera, la pandemia causata dal Covid-19. Per molti è stato straziante vivere la perdita dei propri cari, aver perso il lavoro, sentire addosso la difficoltà di arrivare a fine mese, la problematicità di fronteggiare una politica e un'economia spesso attenta più al soldo piuttosto che alla persona e al creato. Assistere inermi a un male che avanzava inesorabile, purtroppo non ancora debellato, ci ha fatto smarrire la speranza, la fiducia e ha incrementato la diffidenza e la solitudine. Noi siamo fragili, questo tempo a un prezzo altissimo ce lo sta ricordando, ma nel momento più buio è sorta una luce, la consapevolezza di un'appartenenza comune. Abbiamo la stessa carne, lo stesso sangue, la stessa ineluttabile voglia di vivere. Siamo forti e fragili nello stesso momento. Siamo la famiglia umana. Caro Gesù, con la tua incarnazione hai scelto di appartenerci per sempre. Non hai badato a ciò che potevi tu perdere e ti sei lanciato nella lotta della vita che ogni uomo vive nelle profondità del suo animo. La lotta contro l'egoismo, contro quell'irrefrenabile istinto di vorace accaparramento a scapito dell'altro. La nostra lotta l'hai fatta tua, le nostre sconfitte le hai scelte di vivere con noi, ma ci hai resi partecipi della tua definitiva vittoria. Vieni, Gesù, abbiamo bisogno più che mai di te, del tuo sguardo rigenerante, della tua luce ineffabile, della tua presenza consolante. Combatti per noi, per il trionfo della vita. L'ultima parola spetta al bene e non al male. Con affetto, Francesco.